Oggi ci troviamo a Vesio, in provincia di Brescia, è una frazione di Tremogine sopra l'alto lago di Garda e faremo una giornata in mountain bike. È un bellissimo percorso ad anello che si chiama il Giro del Tremalzo. Si parte da Vesio e faremo sentieri dei boschi e le montagne che ci porterà fino al Tremalzo, all'altezza di 1800. Un dislivello totale di circa 1500 metri su un percorso di quasi 38 km e vedremo come va. È la prima volta che lo facciamo anche noi e cercheremo di farvi scoprire se ne vale la pena oppure no. A dopo. Passo Tremalzo, si parte. Eccoci, direzione San Michele. Bellissimi paesaggi, siamo entrati nel bosco, ma adesso la strada è ancora bella. Non è solo discesa, comincerà prima o poi la salita. Eccola! Foresta Gardesana occidentale, che bel fresco. Ragazzi, la salita per andare a San Michele è tremenda. Molto sterrato e sgomma la ruota dietro. Però bello, dai, fra poco ci siamo. Qui è durissima, è da un'ora che stiamo facendo una salita super ripida e sterrata. E siamo appena partiti, ma ci siamo trovati di fronte un muro, cazzo. E dobbiamo ancora arrivare a San Michele e anche al Tremalzo. Ragazzi, proseguo ancora la salita infinita e durissima. Però c'è un panorama fantastico. Spero che sia finita la salita qua perché sto finendo le energie, no? Adesso devono farmi fare almeno 35 km di discesa. Dopo 2 ore di salita stremante, sono arrivati a un bivio che si verrebbe mai fatto. Quindi abbiamo deciso che dobbiamo andare a destra, anche perché stiamo seguendo il segnale GPX su Komoot. Finalmente, dopo 2 ore di salita, 2 ore e mezza di percorso totale, ecco le cascate Pigiu! Prima di arrivare al passo Tremalzo, bellissime! Ma quante bestemmie per arrivarci! Spettacolo, bellissimo! No, non c'è il panorama dietro! Bellissimo percorso in mezzo al bosco. Finalmente eccoci arrivati alla Malga Cadellera. Dopo 2 ore e mezza di salita, qua che è la mountain, puoi anche ricaricarla. C'è la toilet, punto acqua, ristoro, vallata bellissima, vallata bellissima. Stupenda, e come dice il Mauri, posto ideale per fermarsi a magnà, giusto? Là sotto le piante. Ragazzi, qui non ce la facciamo più, siamo stremati. È da più di 3 ore che stiamo facendo salita. Cioè, non so, fra un po' arriviamo sulla Luna e non siamo ancora nemmeno vicini al passo Tremalzo. È una storia infinita. Forse è la biciclettata, escursione mountain bike più duro che ho mai fatto. Veramente è allucinante. Però giornata stupenda. Paesaggi bellissimi. Almeno quello. Passo Tremalzo 40 minuti. Sto cazzo. 20 in bici. Spera. Dai che stiamo andando in bicicletta, passo Duomo. Perciò, anzi, passo Duomo, fermi. Abbiamo superato la Malga Ciapa e ci dirigiamo verso il Tremalzo. Però dentro c'è l'inferno, fuori paesaggi bellissimi, ma sono devastato dopo 3 ore di salita. Vai, vai, sfaticato.
Finalmente siamo quasi arrivati in vetta al Tremalzo. Siamo all'Alpe Garda. Quello dovrebbe essere il rifugio Garda, quello del Tremalzo. Finalmente, forse è finita la salita. Se non tutta, almeno quella più dura. Passo Tremalzo 1702. Dove cazzo siamo? Qua ci sono tutti i kit per aggiustare la bicicletta, parcheggio per la bici, ma ovviamente è chiuso. Sento Mauri che forse siamo arrivati in vetta, ancora poca salita. Ah, bello. Pensi che ci tornerò? Non pensi che ci tornerai, eh? Sì, ci tornerò. Molto però. Sì, anch'io, col trial. Tunnel Tremalzo. Chilometro 8. La morte. Durissima. Speriamo che ci sia così discesa adesso. Ragazzi, la salita non è ancora finita. La storia è infinita qua. Adesso stiamo per entrare dentro una galleria e si spera che sia la fine anche delle salite e si porti una bella lunga discesa. Qua si entra in questa galleria del Tremalzo. Dai, che è venerdì! No, ma sì. Si vede il tunnel in fondo alla luce. Oh, usciti dal tunnel. Forse è la svolta. Comincia dopo 4 ore di durissima salita la discesa. In lontananza si vede il lago di Garda con Tremosine. Quella è la strada che faremo. Dai, dai, solo discesa. Brutta anche quella, è dura anche quella. Dopo 5 km di discesa, bruttissima, ho ricominciato con un po' di salita, sperando che sia poca. Ecco, dopo un'ora di discesa devastante, super sconnessa, finalmente siamo quasi arrivati al punto di partenza, Vesio. Mauri, ancora al parking, siamo arrivati al parking. C'era Michael J. Fox durante un terremoto. Ma non vogliamo, siamo quasi arrivati a questo bivio qua. Ricordatevi di girare a destra, oppure se volete avete ancora energia, andare a sinistra, ma non penso, a meno che abbiate la bike, che probabilmente avrà anche batteria scarica. Finalmente strada asfaltata per tornare alla macchina. Finalmente. Siamo tornati dopo questi 38 km di sofferenza. Siamo partiti da qua da Vesio e questi 1800 metri di dislivello praticamente ce li siamo pippati subito. Subito, ma è stato un inferno. Strade sterrate, la ruota che slittava dietro, non andavamo su. Dopo che siamo arrivati in cima al Tremalzo, pensavamo che fosse finita, invece è ancora salita. E dopo c'era un tunnel, abbiamo scavallato e siamo scesi. Che bello la discesa, invece no, la discesa era un campo minato, era devastante, super sterrata con le rocce, sabbiolina, bisognava stare molto attenti. Però finalmente questo fottuto Tremalzo l'abbiamo fatto. 38 km, 1800 metri di dislivello, ci siamo messi sulle 5 ore e mezza. Di queste 5 ore e mezza, 4 ore di salita, è stato un inferno. Non ve lo consiglio, a meno che siete dei ciclisti preparati o avete l'e-bike, e non lo rifarò mai più. Mai più! Antonio, va Non bene! dammi la mia madre! Va bene, Antonio! Forse è stata l'esperienza ciclistica più dura che ho mai fatto. Comunque vi lascio in descrizione
la traccia GPS e il link del sito internet dove abbiamo preso tutte le informazioni. E non ve lo consiglio, non è adatto a tutti. Ripeto, se siete in forma e li bike, ok, se no la vedo dura. Comunque, anche questa One Day Adventure è andata. Vi saluto, alla prossima. Ciao ciao.